Claudio, una serata molto particolare per la parrocchia della Marina, ma potremmo dire un po' per tutta la diocesi, perché l'avete denominata Holy Wings, la santità vince. Una serata particolare, si festeggia un po' in tutta la città Halloween, e lei e la diocesi avete voluto portare qualcosa di diverso, qualcosa di spiritualmente importante. Sì, abbiamo voluto sottolineare l'importanza che la santità è il modello per ogni persona, per ogni persona che vuole fare un cammino di santità nella vita. Noi siamo chiamati a vivere e donare qualcosa agli altri. Ecco, la cosa più bella è proprio donare la santità. E spesso nelle strade di Sanremo, ma come in tutte le strade del mondo, oggi c'è tanta aridità e c'è tanta, nello stesso tempo, sete di Dio, sete di santità. Questo è stato un modo per far passare qualche minuto con Gesù, con quel Gesù che poi ti apre le braccia e ti dice semplicemente: io ti amo e ti perdono e ti accolgo così come sei, diventa santo. Sono le 22:30, da un'oretta circa è aperta la chiesa della, sì, Marina, rimarrà aperta fino alle 2 di notte. I primi riscontri? I primi riscontri è che ho avuto la grazia, sotto un certo aspetto, di trovare un mio confratello, Don Marco, che è il parroco di San Rocco, della foce di Sanremo, che è venuto aiutarmi a confessare, perché fin dalle 9, quando abbiamo aperto la porta della chiesa, c'è stato un via vai di giovani che hanno voluto incontrare il Signore nel sacramento della confessione. E in quest'anno della misericordia è un dono ancora più grande, perché vuol dire che anche Papa Francesco ha saputo comunicare in modo efficace l'importanza di essere amati e perdonati da Gesù. È la terza apertura serale della Chiesa della Marina dopo quella del Festival di Sanremo, quella di quest'estate, il terzo appuntamento. Immagino che ci sia la volontà di proseguire con queste iniziative. Sì, in realtà è più del terzo appuntamento, perché c'è stata la serata del festival, poi ci sono state altre serate, ad esempio tutto il mese di luglio-agosto, tutte le domeniche sera, la chiesa era aperta. Quindi vuol dire già una dozzina di volte. Se Dio vuole, si potrà ripetere questo appuntamento, che è un appuntamento importante, un po' non canonico, perché Gesù andava a incontrare i ragazzi dove si trovavano loro. Lui andava sulle strade della Galilea, in riva al mare, andava nei luoghi della gente. Ecco, una chiesa aperta nel luogo della Movida Sanremese fa in modo che quel famoso grido di Giovanni Paolo II, spalancate le porte a Cristo, possa avvenire a Sanremo. Perché, come ripeto, tanti giovani hanno sete di Dio e hanno sete di incontrare veramente un Dio che li ama.